The New Stories. La tua informazione libera. Thomas Matthew Crooks è stato identificato dall'FBI come il sospettato dell'attentato durante il comizio di Donald Trump. Crooks, un ventenne di Bethel Park, Pennsylvania, è stato poi ucciso. Registrato come elettore repubblicano, è accusato di essere riuscito a salire armato su un tetto senza essere notato. L'uomo sospettato di aver tentato di uccidere Trump era Thomas Matthew Crooks, un giovane bianco di Bethel Park. Secondo l'FBI, che ha confermato la sua identità, Crooks ha tentato l'omicidio. Non aveva precedenti penali e risultava elettore repubblicano, sebbene avesse donato $15 al Progressive Turnout Project tramite la piattaforma di donazioni democratiche ActBlue nel 2021. Il New York Times riporta che Crooks si era diplomato alla Bethel Park High School nel 2022 e aveva ricevuto un premio di $500 in un'iniziativa di matematica e scienze. Secondo NBC News, le foto del corpo del sospettato mostrano che indossava una maglietta grigia promuovente un canale YouTube dedicato alle armi. Il movente è ancora sconosciuto. Sempre secondo il New York Times, l'arma utilizzata era un fucile semiautomatico AR-15, anche se le autorità non hanno confermato questo dettaglio. Alcuni criticano la sicurezza, definendo l'incidente un fallimento. La protezione dei servizi segreti per Trump era stata recentemente aumentata, come avviene quando un candidato si avvicina alla nomination del suo partito e alla convention, che inizierà lunedì a Milwaukee. Resta poco chiaro come il cecchino sia riuscito a posizionarsi indisturbato su un tetto fuori dal perimetro del comizio, ma comunque abbastanza vicino. Il comizio era iniziato alle 18 locali, mezzanotte in Italia, e i colpi che hanno ferito Trump al volto e all'orecchio sono stati sparati dopo 10-15 minuti. Trump è sopravvissuto, ma uno spettatore è stato ucciso e altri due sono rimasti gravemente feriti. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.